lui pensa che noi siamo così, e quindi Ava spende un sacco di soldi per il suo cane. Per loro non si spendono, come sapete, nell'Islam i soldi sui cani è vietato spenderli perché ci sono i bambini che muoiono di fame. Cioè, dietro ogni cosa c'è una logica. Questi, poi lei vede queste bambine, mogli, bambine schiavizzate col burka che non possono parlare se lui non le autorizza a parlare, che lui le chiama battendo le mani, le fa uscire battendo le mani. Quindi il mondo, l'opposto di quello che è il mondo che noi vogliamo, no? E però pian piano è costretta a capire. E voi con lei, se volete leggere il costretto, a capire qual è la mentalità che c'è dietro quel mondo, perché se non la capisci non puoi combatterlo neanche, cioè non riesci neanche a capire come affrontarlo, come gestirlo. È costretta a capire che dietro questa cosa che sembra solo inciviltà c'è altro che non è inciviltà, che è un altro modo di pensare, che ci può piacere o non piacere, però è semplicemente un altro modo di pensare.